Only Craps Beaches a tutti quanti ragazzi, sono Mezzebossa e sono tornato con il 33esimo episodio della mia guida su Pokémon Platino. Allora, prima di partire con il video volevo dirvi tre cose ragazzi, tre cose legate ovviamente alla serie di Pokémon Platino. La prima cosa ragazzi era la risposta alla domanda che ho fatto nello scorso episodio, ovvero qual era lo strumento che ho trovato che necessitava di taglio, e ad adesso, ovvero più o meno quasi alle 5, l'unica persona che ha risposto giusto è stata Dark Diamond con il suo carburante. Infatti lo strumento è stato appunto il carburante, quindi non era né la cura totale né la difesa speciale X, mi pare, perché non me lo ricordo perché l'ho inventata al momento, mi pare. Era il carburante. Dark Diamond è l'unica l'unico che ha indovinato. Seconda cosa ragazzi, volevo scusarmi di due cose, entrambe legate allo scorso episodio, il 32esimo. Infatti volevo scusarmi sia per averci messo tanto tempo per raggiungere la vittoria, ci ho messo tre quarti di episodio per raggiungerla e mi dispiace, e sia colpa mia perché ho voluto battere tutti gli allenatori e cercarli eccetera, anche cercare tutti gli strumenti, ma è anche dovuto a quella specie di rallentamento che ogni tanto il mio computer mi crea, ogni tanto fa le bizze, ogni tanto fa le belze e mi fa questo rallentamento, che mi pare ci sia anche adesso. Adesso vedrò se c'è anche in questo episodio e spero di riuscire a controllarlo. Inoltre voglio anche scusarmi se in alcuni momenti il video lagga. Infatti l'ho riguardato lo scorso episodio e in alcuni momenti lagga, pochi però fortunatamente. E ho scritto nella descrizione sempre dello scorso episodio che questo problema è legato a Sony Vegas e anche ad Xtory, adesso che ci penso. Perché appunto, se ben ricordo, quando ho fatto quell'episodio lo scorso, anche ad Xtory mi ha dato qualche problema e non me l'aveva mai dato ragazzi, è stata una delle prime volte. La terza cosa che volevo dirvi, e ovviamente mi scuso per questi problemi, cercherò di fare in modo che non capitino più. L'altra cosa ragazzi è che ho allenato leggermente la squadra, ma proprio leggermente. Infatti ho mandato Staraptor al 54 e praticamente mi ricordo che le statistiche sono aumentate di più 5 l'attacco, di più 3 la vita, la difesa e la velocità, mi ricordo. Infatti vedete che ha un 179 in attacco e la vita non piena, mentre Magnezone l'ho dato a 53, vedete che ha, aspettate, esperienza fresca, e se non mi ricordo male le difese sono aumentate di 3 e l'attacco speciale di 4, se mi ricordo bene però. E direi di andare avanti con Magnezone per primo, poi toccherà a Gyarados arrivare a 50 e poi ripeteremo Infinite, Staraptor e Roserade, mentre Garchomp rimarrà un po' indietro e userei un repellente. Repellente, eccolo qua. Come avrete notato ragazzi, sto facendo due video di Platino di fila. Questo perché ci sarebbe dovuto essere il video di Crash Bandicoot che avrebbe intervallato i due video di Platino, però vi ho detto che Crash al momento non ho voglia di registrarlo, e qui rispondo anche ad una persona che mi ha chiesto sotto lo scorso video perché Crash non lo faccio più, anzi mi ha chiesto che non mi piaceva più. No ragazzi, mi piace ancora Crash, ma ho detto nel video di Showdown che Crash mi è molto difficile da registrarlo, quindi mi voglio prendere una pausa. Probabilmente lo registrerò uno di questi giorni perché mi è ritornata un po' la voglia, lo ammetto, solo che vi ripeto che Crash mi porta via tanto tempo, quindi mi ci devo proprio... mi ci devo impegnare per fare quell'episodio, che è l'ultimo episodio della storia. Abbiamo Tamara, fantallenatrice, che manda Blissey e VS in difesa. Se fosse... No, Blissey solo normale, lei è di tipo folletto, mi sbaglio sempre. Facciamo una scarica, non gli faccio niente, vediamo. Però l'ho paralizzato. No, devo cambiare per forza, ragazzi, devo cambiare, non lo butterò mai giù Blissey. Mandiamo Gyarados che è fisico. Danzerò un po' di volte. Sdoppiatore, mamma che dolore mi ha fatto. Invece Platino ho sempre voglia di registrarlo. Anzi no, sapete cosa? In questo periodo non ho molto voglia di fare i video. Però, bastardo, però appena mi metto a fare Platino mi viene subito la voglia, perché mi piace troppo ragazzi. Va bene, dormi, due turni di sonno, tre turni. Bene, no, soft boiled. Però ragazzi, buono Magnezone e VS in attacco speciale. Ci voleva adesso, cioè allora ci voleva Garchomp per la mossa di tipo terra. Però mi sa che faccio una zuffa di Infernape. Tanto altrimenti non ho altro modo per buttarlo giù purtroppo. No, non sembra che stia laggando tra virgolette, perché ripeto che è un rallentamento. Glalie, ma sì, posso anche mettere Magnezone. Non so che VS da Glalie, perché è uno dei Pokémon con le statistiche tutte identiche. È più veloce di me, giustamente. Però... Ah, retto cannon flash. Uso scarica.
Perché la giuscossa me la tengo buona. Ok, sì, me la sono cavata. Uff. Allora, ecco, questo è un lag che si è visto benissimo. Pepita, buono, la venderò appena uscito dalla V-Vittoria. Non so cosa ho detto, ragazzi. Ok, è una V-Vittoria molto intricata. Ho spaccaroccia e anche forza, quindi sono a posto. Abbiamo due direzioni, andrei proprio di qua, andrei. Vai, Bibarel. La puttana delle mene 2.0. Allora, andiamo proprio di qua. Al massimo, ok, ma al massimo mi libero tutte le strade e poi guardo qual è che sembra un vicolo cieco. Allora, ok. Ok, per di qua invece... Ah, che palle. Non posso neanche... Non c'è neanche la finestrella che mi dice è finito il repellente, vuoi usare un altro? Questa è una cosa fantastica. Ma pure troppo non c'è più. Vai. Allora, adesso devo fare così. Ah no, devo prendermi la carica. Non ce la farò, mi sa. Ce l'ho fatta. Perfetto, uno strumento. Quindi questa qui era il vicolo cieco. Devo cercare di sbrigarmi perché voglio fare un video di... No, ho sbagliato. Di 22-23 minuti, sì. Ho fatto 2 minuti di premesse, quindi li recupero con gameplay vero e proprio. Gameplay puvo. Allora. Sbaglio sempre tasto, ragazzi. Opla. Allora, lì c'è uno strumento in alto. Poi abbiamo visto un fantrenatore lì. Penso sia un lui e non una lei. Cazzo, mi ha visto. Madonna, che occhi di falco. Infatti un maschio, Gilbert. Mamoswine, ok. Mamoswine mi outspeeda, però. E vi essere sbagliati, lo ammetto, ragazzi. Però, amen, dai, ormai sono a fine serie. Ranfardos. Ok, lo outspeedo. Ok, brutto colpo, ma Ranfardos non ha un culo di difesa. Grazie, orologio che suoni. Mofim, farei una scarica. Però ah, ok, sono più veloce io, buono. Livello 54. E statistiche tutto sommato buone, dai. Vortex palla, no. No, niente vortex palla. E adesso mettiamo Gyarados, che deve fare solo un livello, se non mi sbaglio. Ci sarebbe giusto una super pozione. Ecco, il lag mi ha fatto andare dove 10. Dicevo, ci sarebbe giusto una super pozione su Gyarados, però non le ho. Sì, se non mi sbaglio non le ho. Allora, questo. Non facciamo le stronzate. Perché se spostavo quella destra ero bloccato. Almeno uscivo da questa zona della grotta e poi rientravo. Frantumiamo le grandi rocce. E lei mi vedrà subito. Ok, no, vediamo se mi vedeva da qui. No, da qui. Ah, beh, sì, da giustamente, dai. Una persona che non conosco, l'ideale per vedere se la sto a far per sfidare il Super 4 delle Lega Pokémon. Mi sembra giusto. Non posso non essere d'accordo. Allora, io direi di... Aveva 5 Pokémon? Ah no, no, solo 2. Ok, danziamo. Boost in attacco. Ecco, fatto bene. Ancora. Metro pugno inutilissimo. E ora una bella cascata stabbata. Che non basta. Gravità, ok. Sì che ho perso il mio tipo volante, mi sa. Torterra, non importa perché gelo denti. Effetto 4 per Satabaum. Sì, vi ripeto che registrare Platino a me piace un casino, ragazzi, veramente. Allora. Ok, questa strada la devo bloccare per forza. Ah, ma lui è un allenatore. Pensavo che fosse un vecchio che mi diceva di non passare, sinceramente, ragazzi. Ok. Era un veterano. Dopo rileggo la classe allenatore. Esercitiamo a vicenda prepotenza, quindi io devo recuperare l'attacco perso. No, ti prego. Lo fa. Basta, ok, basta. Buono. Prendi e porta a casa. Licky Licky ha buone difese. Mi sa che una cascata non basta. Esatto. Schianto. Eh sì, anche stabbato, quindi. Perché ho soltanto più 1 in attacco. Più 4 visto e la vita non l'ho... Più 5 in vita. Questo è Licky Licky, mi sa. E più 4 in attacco. Buono. Adesso, infatti, ragazzi, vedete... 156, 150, 150, 152, 157. Però Magneson è leggermente diverso dagli altri. Credo, ragazzi, che Magneson abbia 1 milione di esperienza. Quindi adesso ne ha leggermente di più, ma poi alla fine ne avrà di meno. Ecco che lag assurdo che ha fatto. Aspettate, provo a rifare quella cosa lì adesso. C'è uno strumento, spero ci sia solo uno strumento. Vai, Bibarel, usa la tua forza. Ok. No, la zona continua.
Ho fatto la cosa giusta? Sì, ho fatto la cosa giusta. Ok. Ok, c'è una concatenazione di cose praticamente. Questa mi sa la direzione per uno strumento abbastanza importante. Che potrebbe essere anche una. Non dirmi che continua anche là sopra. Continua anche là sopra. Va bene. Una bella via vittoria lunga, purtroppo. Porca puttana. Prendiamo per uno strumento, dai. Vai, vai, vai. Ricarica tot, buono. Allora, provo ad andare avanti. Spero che lì ci sia soltanto uno strumento. C'è una lotta in doppio, quindi secondo, in ordine di esperienza, secondo il mio criterio è Staraptor. Lotta in doppio. Namo. Al... Ekei. Ok. Ok, Staraptor c'è anche lui. Ah, è un problema. Allora, io farei... Fatemi pensare. Una zuffa su Staraptor. E una zuffa su Ambipom. Lo sapevo. Però lui va giù lo stesso. Esatto. E adesso Staraptor mi fa che, mi sa che mi fa tanto male. Ma tanto, ma tanto, ma tanto male. Lo sapevo. Lo sapevo. 12.000! Madonna! Rivitalizziamo Infernape che ha fatto una fine ingloriosa, poverino. Rivitalizzanti. Li ho saltati per caso. Revitalma. Mi sa che li ho saltati. Ah no, infatti sì, li ho saltati. Ne ho ben 13, dai. Non lo curo perché non voglio sprecare l'iperpozione. Ok. Ah, questo è un problema. Non è un problema. Mi sa che è un MT. Pietra taglio, quella che volevo insegnare. Attenzione a Garchomp. Eh sì, ragazzi. Porca puttana. No, sono bloccato, non è vero. No, non devo farcela. Ce l'ho fatta. Ragazzi, pietra taglio, sono riuscito a trovarlo. Infatti, vi ho detto qualche episodio fa che volevo insegnarla a Garchomp. Meno male, ragazzi, meno male. E infatti, questa era la strada chiusa che conduceva ben due strumenti molto importanti: ricarica tot e pietra taglio, cazzo. Perfetto, sto episodio sta andando bene, ad eccezione dei lag che ogni tanto ci sono e mi dispiace. No, non si usano i rivitalizzanti per allontanare i Pokémon, ma i repellenti. Si assomigliano abbastanza a queste parole, quindi non facciamo la confusione. Non facciamo confusione tra le due parole. Non devo scendere. Ok, lì c'è un cintura nera. Cintura nera. Karateka. Il mio Pokémon conosce il karate. O karate, insomma. Cintura nera. Machamp e Viessi in attacco. Buono. Zuffa che sta batta. Ma porca puttana. Ha fallito, mi avrebbe fatto tanto male sotto missione, mi avrebbe fatto tanto di quel male. Infernape è un Pokémon molto fragile, molto fragile. Si scende ancora, buono. Sì, insomma, abbastanza buono. Allora, Surf ce l'ha il mio Bibarel puttanella. Quindi, per di qua, si scende. Abbiamo un allenatore, uno Psyche. Pokémon Psico, per forza. E vi è attacco speciale? Molto probabile. Chimecho difesa speciale. Ombra artigli, super efficace. Buono. Absol, va benissimo. E vi è in attacco, perfetti. Forse basta pugno rapido perché Absol ha poche difese, infatti. Dusknoir è spettro. Non gli fa... Ah no, è ombra artigli. Però gli EVS sono a cazzo, però non importa. Però. Buono, buono. Vediamo un po'. Abbiamo più 3 in... sì, insomma, in molte statistiche, dai. Alcune delle quali inutili come l'attacco speciale. Che alla fine non posso farlo speciale, questo Infernape per via della natura. Che se non mi sbaglio era la Scaltra. Allora, abbiamo più direzioni. Per di qui ci potrebbe essere uno strumento nascosto nella roccia. E anche un altro... Ok, la scomacuore, inutile al momento. Calcio, ok. E facciamo una lotta in doppio. Visto che Infernape adesso dovrebbe andare al 58. E penso che sia a livello abbastanza alto, sapete? Beh, forse non tanto, visto i livelli dei miei avversari. Allora abbiamo un Rapidash e un Lumineon. Io farei... mi sa che Lumineon ha più resistenza di Rapidash. Quindi facciamo Zuffa su Lumineon e Riduttore su Rapidash. Non ho voglia di perdere un turno. Buono. Buono, buono. Joe e Pat mi pare fossero i loro nomi. Ok, Telepat, telepatia. L'ho capita adesso, non è vero. Ok,
Spero che questa direzione conduca a uno strumento, e infatti è così. Una caramella rara che userò prima della Lega. E così salgono a 8. Forse lo userò per Garchomp, sapete? Alla fine Garchomp, essendo lo pseudo leggendario, essendo un Pokémon pseudo leggendario, ha una somma delle statistiche molto più alte, e, ovvero pari a 600. Quindi alla fine è molto meglio avere lui più alto degli altri, anche se con 8 caramelle rare sì, ce la faccio. Con 8 caramelle rare ce la faccio, sì. È al 50 mi pare, 58 sì infatti. Ultra Ball, ok. Tu mi vedi adesso? Ah ok, pensavo girasse a destra, non so perché. Siamo a 16 minuti con la intro, anzi superati direi. Un Rhydon, non potevo chiedere di meglio. Una sola Zuffa, non importa. Rhydon ha tante difese. Carnivine, ruta fuoco. Spero che basti, sapete. Buono, buono. Buono. Non so se usare l'iperpozione, visto che Infinite è quasi arrivato a 56. Lo mando a 56, ho deciso. Abbiamo due direzioni da usare cascata. Io andrei prima su di questa. Però mi sa che è quella più importante delle due. A meno che non si ricongiungano. Può essere, raga. Aspettate, ragazzi. Drago Pulsar! Beh, inutile. A meno che non la impari Roserade oppure Magneson, ma è inutilissima. Ok, stiamo andando molto bene. Sì, questa vittoria sta andando molto bene, ragazzi. Tu mi puoi aiutare? Non ho letto il... Ah, un Domadrag! Merda, no, non ce la posso fare. Non ce la posso fare se non con Gyarados. Ma sì, dai, dovrebbe reggere un attacco di Altaria. Ha danzato anche lui! Mi outspeed adesso, Dragospiro. Meno male che è speciale. Esatto. Gabite... Se la può cavare a benissimo anche Staraptor, dai. Sì, Staraptor. Un bel volo. Sperando che non fallisca. E sono sicuro che fallisce. Strano. Non ha carta vetro. Insomma, è l'abilità nascosta, quindi penso che nessuno ce l'abbia. Neanche il Gible Shiny che ti danno su Nero 2. Che io ho preso, tra parentesi. Ok. Ok. Abbiamo un'altra zona da fare surf. E infatti ci riporta all'inizio. Buono. Spero di aver preso tutto, ragazzi. Non ho voglia di tornare indietro, ma spero di aver preso tutto, veramente. Merda, mi ha visto. Pensavo si girasse. Questo è un veterano, non mi ricordo. È un veterano, sì. Un po' rigonzeta. Volevo utilizzare Zuffa, ma proverò con pugno rapido. Che non basta, lo sapevo, lo sapevo. Attacco speciale, quindi gli do a Roserade. Ho detto Roserade, non so perché. Ha due Pokémon, ne ha tre. Fango bomba e poi uso due petalodanze. Cioè, nel senso, una petalodanza. Empoleon. Cambio. E vi è stato speciale per Magneson, sperando che scarica basti. È di tipo acciaio, è neutro contro elettro, esatto. Tangrowth in difesa. Il mio Pokémon fuoco è morto, metto Staraptor volante. Staraptor volante, sì, dai. Un po' di difesa Staraptor ce l'ha, almeno questo intendo, non statisticamente, statistiche base. E ho paura che... ha usato tossina. Ah beh, l'ho buttato giù. Magari mi riguarderò il video perché mi pare di aver letto tossina. Allora. Ok, abbiamo tante direzioni, non devo scendere assolutamente. Lì c'è uno strumento, ok. Direzione chiusa per di qui. Con strumento. Adesso lo uso. Affilartigli, cos'è che faceva oltre a garantire l'evoluzione di Weavile, ovvero di Sneasel in Weavile? Si è alzato di livello durante la notte, ma non mi ricordo l'effetto. Mi pare che ha a che fare o con i brutti colpi o con il tentennamento, purtroppo non me lo ricordo. Lui non me lo ricordo, no, lui non me lo ricordo proprio. Aspetta un attimo, voglio inquadrarti meglio. Raggiungere Lega Pokémon, questo è ciò a cui devi pensare. Non mi ricordo cosa c'era dentro, sinceramente. Via Vittoria. Che io mi ricordi non c'è nessun leggendario nella Via Vittoria. Boh, allora, non so perché sono sceso, ragazzi. Allora, abbiamo due direzioni da usare Scalaroccia. Ovvero questa. Che mi porta per di qua. Che mi porta ancora più su. E io andrei prima dall'altra parte. E sono arrivato a 20 minuti praticamente adesso, quindi tra poco devo stoppare. Spero di essere arrivato quasi alla fine della vittoria. Sì, mi mancava il respiro. Vai. Però c'è un allenatore. C'è un allenatore.
Di solito gli allenatori. Oh, un Domadraghi ancora. C'è sta Raptor per primo. Ah, perché Infernape è morto, mi sa. Eh sì. Vabbè, facciamo volo, dai. Velocizziamo. Ok, e vi essere in attacco per Staraptor. Buoni. Swablu, ma sì, dai. Non importa. Ah, sì, dai, teniamo Staraptor. Amen. Faccio un altro volo. Tanto alla fine va benissimo così. Livello 55, più 3 in vita, più 3 in attacco, più 3 in velocità. Poco, però non importa. Gabite, e vi essere in attacco, perfetti per Staraptor. E farei una zuffa. Non so se basta, però. Buono. Ok. Il moneta amuleto. Dovevo dargli la Staraptor. E chi ce l'ha? No, aspettate. Il moneta amuleto. Se non è alla fine. Mi sa che ce l'ha. Metal coperta. Troppo indietro. Presa artigiano, maestra, gelo, nero, pietra. Condivide esperienza. Sì, mi sa che il moneta amuleto ce l'ha Garchomp. Mi sa, però non sono sicuro. L'uscita della via vittoria. Buono, ragazzi. Allora concludo l'episodio andando da quell'altra parte. Andando a quell'altra parte della via vittoria per vedere cosa c'è. Mi sa che c'è uno strumento. Cioè, sono sicurissimo. Cioè, non sono sicurissimo. Ad esclusione c'è per forza uno strumento. Però mi sa che ho inquadrato la posizione dello strumento. Credo. Magari adesso vi dico se ho ragione oppure no. Non mi faccio problemi a dirvi se ho detto una stronzata. Vediamo se riesce a salire, magari. No, mi sa. No, no, non è quello. Pensavo un'altra cosa io, ecco. Allora, facciamolo un po' più lungo, non importa. Vai. Nero Pulsar, buono, ragazzi. Non mi ricordavo si trovasse anche Nero Pulsar. Ne è valsa molto la pena. Sì, guarderò a chi insegnarlo. Se. A parte solo Magneson, appunto, e Roserade. Credo nessuno dei due, però. Vabbè, non importa. Allora, velocizziamo il tutto. Vai. Ok. Velocizziamo un pochettino. Signore e signori, se queste due rocce non contengono nessun strumento, io direi di poter andare direttamente alla Lega Pokémon. Lega Pokémon. Signore e signori, questa è la Lega Pokémon. Però io mi fermerei adesso, perché questo video è durato abbastanza. Ci vediamo con il prossimo episodio, ragazzi, in cui sconfiggerò Lega Pokémon. Non so se con Camilla. Devo vedere i tempi, ragazzi. Devo vedere i tempi come sono. E quindi, appunto, ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto. Mi dispiace per quei pochi lag che ci sono, ma ultimamente il mio computer mi dà veramente un bel po' di problemi. Spero che Dixtory e Sony Vegas a sto giro non me li diano. E ci vediamo con il prossimo video. Ciao a tutti, ragazzi.